Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo face to face a distanza di Simply Beats. Con noi oggi c'è Michele Marconi, executive di Affida. Buongiorno Michele. Buongiorno. Michele è appunto un manager di Affida da un po' di tempo, non da moltissimo tempo. Da quanto, Michele, con precisione? 2 anni e mezzo. Perfetto. E coordina sulla zona di Pordenone Udine un gruppo di tre persone. Perché oggi sei qui? Sei qui perché hai ricevuto un premio recentemente come miglior executive di Affida per la produttività. E oltre a questo, ti sfrutteremo anche nel tuo duplice ruolo, quello di presidente FIAIP di Pordenone. La prima domanda che ti vorrei fare, Michele, è questa: come è cambiato, se è cambiato dal tuo punto di vista, la relazione che c'è tra l'agente immobiliare e il consulente del credito oggi? Innanzitutto volevo fare una precisazione. Sono stato premiato come miglior manager e quindi il premio va suddiviso con i miei collaboratori perché non è solo merito mio, ma sicuramente grazie anche a Federico, Marco e Lorenzo che mi hanno permesso di arrivare prima in Italia. Quindi questo è sicuramente un obiettivo raggiunto insieme perché in un mercato complesso come questo si vince e si perde sempre insieme. Bisogna essere compatti. Il più forte aiuta il più debole perché altrimenti il mercato oggi è veramente competitivo e quindi rischi di non stare al passo con i tempi. E per quanto riguarda la domanda precedente, certamente io faccio questo lavoro da circa 16 anni, il ruolo è sicuramente cambiato. Mentre un tempo il mediatore creditizio era il risolutore delle problematiche delle agenzie immobiliari, oggi gli agenti immobiliari hanno capito che devono dotarsi all'interno della propria struttura di un collaboratore serio, valido, veloce, perché è fondamentale in questo momento qualificare la clientela. Oggi, quando entra un cliente che vuole acquistare un immobile, bisogna subito capire qual è il suo potenziale e qual è il target per il suo acquisto, altrimenti si perde solo tempo. Oltretutto, l'agente immobiliare, essendo un intermediario, ha di fronte anche un venditore, un acquirente, in questo caso anche la banca perché c'è un mutuo. È ovvio che deve mettere d'accordo entrambi e non può far perdere tempo alle persone perché giustamente poi ne va di mezzo anche la sua reputazione lavorativa. Oggi, appunto, arriviamo all'oggi, oggi 2023, insomma, rispetto agli ultimi 2 anni, che sono stati 2 anni belli lanciati e con numeri che crescevano. Il 2023 ha fatto registrare un po' un anno di assestamento, diciamo così, se non di stasi. Insomma, dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, come dicevi prima, fate più fatica a chiudere operazioni o è più o meno uguale? Se fate fatica, qual è il motivo per cui si fa più fatica? Allora, veniamo sicuramente da 2 anni euforici, dove forse tutto era anche troppo facile. Quindi condizioni di mutuo sorprendenti, soprattutto per certe categorie come gli anni 36, quindi chiunque quasi aveva accesso al credito, perché ovviamente il Consap ha permesso di ottenere finanziamenti anche al 100% in maniera molto semplice. Quindi c'è stato anche un aumento considerevole di collaboratori nella società di mediazione creditizia perché c'è stato ampio spazio per tutti. Questo è un anno complicato, ma come tutti gli anni complicati o difficili, è un anno pieno di opportunità, ma solo per chi le sa ovviamente sfruttare. Chiaro che qualche cliente oggi non potrà essere soddisfatto, dovrà essere parcheggiato per tempi migliori. Anche perché c'è un po' l'incrocio perfetto, prezzi di immobili comunque in salita, tassi in salita, quindi è ovvio che quello che potevamo incrociare un tempo come domanda offerta oggi
non è più possibile. Però secondo me non è un grande problema. Oggi il mediatore creditizio deve ampliare il suo raggio d'azione, non può più accontentarsi di vivere di rendita con il suo passaparola, deve ovviamente di nuovo incontrare gli agenti immobiliari, parlarci insieme. Anche per questo io ho un ruolo in FIAIP e mi permetto ovviamente di essere a contatto a stretto giro con gli agenti immobiliari. Perché gli agenti immobiliari molto spesso hanno delle criticità all'interno dell'agenzia, ma a volte c'è anche un po' la timidezza di confrontarsi con il consulente del credito, perché magari lo chiamo solo per quel problema lì. Invece in realtà oggi l'accesso al credito è più complicato. Oggi un mediatore creditizio deve puntare sulla qualità del cliente, perché oggi le banche chiedono quello. Quindi oggi uno che deve orientarsi sul mercato, deve puntare alla qualità, perché oggi è quello che le banche chiedono in questo momento. Quindi il mercato è ampio, anche se sicuramente ci sarà una flessione, qualcuno parla addirittura di un 30%, un 35% a fine dell'anno, ma i margini di crescita per il nostro mercato sono ampi, in quanto la nostra fetta di mercato rimane comunque al momento marginale, quindi c'è ampio spazio di manovra, anche perché, parliamoci chiaro, gli istituti di credito sono in grave difficoltà, chiudono molti sportelli, il personale oggi è quello che può seguire poi dal cliente della retail, quindi sempre di più il cliente, quando si rivolge all'agenzia immobiliare, avrà bisogno di un supporto, e l'agente immobiliare sempre di più avrà bisogno di un consulente fidato per poter chiudere le operazioni. Quindi diciamo che la relazione che si deve instaurare con l'agente immobiliare deve essere una relazione continuativa, forte, insomma. Io credo che qualsiasi agente immobiliare oggi che vuole rimanere sul mercato deve dotarsi al proprio interno di un consulente del credito. Se l'agenzia non è strutturata, ovviamente non si può permettere una persona fisica all'interno, ma deve assolutamente avviare delle collaborazioni esterne, perché non è possibile oggi perdere delle vendite perché il cliente fa da sé e non ottiene poi il risultato sperato, e quindi la proposta d'acquisto non si chiude nel migliore dei modi. Senti, in particolare, come affida, voi avete dei servizi, dei prodotti ad hoc che possono aiutare il consulente del credito a stringere questa relazione? Ma intanto, come avevo anticipato all'inizio, io sono entrato in affida circa 2 anni e mezzo fa, e devo ringraziare poi Stefano Grassi, che è il manager di affida, perché ha selezionato sul mercato i migliori, dando però loro un notevole valore aggiunto, una formazione a 360 gradi, che va sia nel retail ma anche nel business, quindi finanziamento aziende, ma anche prodotti diciamo collaterali come finanziamenti, cessioni, la parte assicurativa. Quindi permette a noi, mediatori creditizi, collaboratori, di rimanere sul mercato ed avere dei prodotti di eccellenza. Infatti le convenzioni sono innumerevoli, le migliori del mercato, quindi è una struttura ormai affida che ha praticamente tutto, ma tutto sia per il cliente retail che per il cliente corporate. Quindi, secondo il mio punto di vista, non c'è nulla di meglio nel mercato. Quindi, quando noi usciamo da questi uffici e andiamo ad incontrare gli agenti immobiliari e i loro clienti, abbiamo le spalle coperte da una struttura, una società che innanzitutto ha selezionato sul mercato i migliori, perché Fida è un'azienda giovane, perché ha circa 4 anni. Però è partita con il piede giusto. Ha selezionato prima i migliori, già un'esperienza che al loro interno avevano ovviamente dei collaboratori, per poter andare sul mercato e poter conquistare il mercato. Non per niente Affida è cresciuta in maniera esponenziale, siamo oltre 400 collaboratori partiti praticamente prima del Covid. Quindi credo che nessun'altra azienda sul mercato abbia fatto tanto. Bene, benissimo. Allora, io ti ringrazio Michele per il tuo tempo. Spero, insomma, di rincontrarti presto, magari riconfermando
la tua performance dell'anno scorso e quindi anche quest'anno ricevere un premio anche diciamo l'anno prossimo per quest'anno. Quindi ti ringrazio e a presto. A voi, Ciao. saluti.